signù. Casa l'erano fumato. Che c'entriamo noi allora con gli altri popoli? Come fa un napoletano ad ambientarsi a Londra? A Londra ci stanno questi pullman a due piani, vi immaginate a Napoli pullman a due piani? A Roppurio non c'è sta chilo che montava la parabola che avrebbe partito un altro. La signora che sta nei panni. Vi immaginate no? Ma ci sta un altro meccanismo. Che c'entriamo noi con gli americani? Gli americani tengono i grattacieli, a Napoli teniamo ancora i bassi napoletani, a casa mi sento di gente che dorme dappertutto, la madre dice vicino a papà papà, lo sai che non sono nel cassetto, e se mi rispondete voglio il levolo perché è stata cucca frate. Che c'entriamo noi che lo... con gli svizzeri? Con gli svizzeri? Cosa c'entriamo noi con gli svizzeri? Gli svizzeri ogni tanto dicono questa cosa, voi vedete il sud, siete incivili, buttate le carte a terra, usvi. Un napoletano si butta la carta in terra, non lo fa perché è incivile, lo fa perché è decoro, ti, quello che è un mio e tuo, ti. E se si avvicina al vigile, un napoletano te ne ha risposto pronto, dice vigile, ma non ho capito, tu a casa tu butti le carte a terra, ma perché vigile, tu a casa tu cammini con fisciariello a mucca. E se il napoletano si fuma la sigaretta dal tabaccaio, tabaccaio cazzè, dice, ma non ho capito, ma tu fumi le sigarette qua dentro, risponde un napoletano, ma com'è, gli hai sciaccattato di sigarette in dal dutea. Un pozzo fumare sigarette che ci ha accattato in tutti, in tutti. Ma che ragionamento? Allora se ti mani a Madrid ti accattano pacche preservative, che tu fai? A guaglione un colpo banco nella farmacia, ma che ragionamento? Che c'entriamo noi con loro? Dovete sapere che a Londra che vengono qua ad informarsi, a Londra, sui pullman ci sta proprio il bigliettaio. Ed era una cosa che a Napoli c'era 50 anni fa. Era una cosa che funzionava e al Wine Amiz. Facette proprio una riunione, guaglione. A Napoli sta una cosa che funziona. Ci facciamo conoscere, lo amano. A Londra c'è e funziona. Allora noi abbiamo un'altra mentalità, il napoletano c'ha un'altra filosofia. Mettiamo caso con un napoletano, ecco, sul pullman non fa un biglietto, può capitare. Può capitare con un napoletano. Diciamo con un napoletano, un colpo pullman, un biglietto. Vedo che siete preparati, vi siete allenati parecchio a non lo fa. Allora, però il napoletano questo c'ha di grande, che non si perde un napoletano, no, si mette a coppa. Se un napoletano tiene un biglietto, non è che un napoletano si mortifica, io contro loro che sta in difetto. La scena è questa, sai, io contro loro, biglietto, un napoletano abbonamento, io contro loro vedo un napoletano bluff, scende. E se io contro loro piglio un biglietto a mano fa, ma questo biglietto è di ieri, risponde un napoletano, az, e tu mo vieni. Alla fermata del pullman a Napoli non si capisce niente, tra gente che sta e gente che scende non si capisce niente. A ieri nasce un coppo pullman e dice, tu marò, ieri scende la fermata e prima, rispondete a un signore, mi dice da me che ne era tagli pronto. Per concludere, cosa c'entriamo noi con loro? Cosa c'entriamo noi con Milano? Cosa c'entriamo noi con Milano? Come potrà mai un milanese capire noi napoletani? Come potrà mai un milanese capire una parola? Con mio ghianghiera. Come potrà mai un milanese capire una parola con mia fraciatumba? Come potrà mai un milanese capire una parola con mia cazzimma? Dice, milanese tiene una cazzimma. Ma che significa cazzimma? Non do poi di ricerca che stia cazzimma. Ricordatevi, siamo un grande popolo, siamo un grande popolo.